di laurea magistrale in scienze per la cooperazione e lo sviluppo si propone come una finestra sul mondo per comprendere i processi di globalizzazione, le problematiche legate allo sviluppo, le opportunità della cooperazione e della solidarietà internazionale. L'obiettivo è quello di formare delle figure esperte, in grado di operare nell'ambito della cooperazione, dello sviluppo locale e rurale, di utilizzare le metodologie e gli strumenti più innovativi per realizzare programmi, politiche e interventi per promuovere processi di cambiamento sostenibili, sostenere le pari opportunità e l'inclusione sociale, ad esempio dei migranti. Le opportunità della mobilità internazionale e il tirocinio formativo sono importanti per conoscere esperienze e realtà innovative a livello internazionale. Ciao, sono Silvio, anche io ho frequentato il corso in cooperazione allo sviluppo dell'Unical. È proprio tra gli ulivi del campus di Arcavagata che ho sviluppato la passione per le tematiche su cui lavoro oggi, come il cambio climatico e i sistemi alimentari. Dopo la specialistica, che mi ha permesso di fare uno stage a Bruxelles con Via Campesina, è un master di secondo livello, ho avuto modo di collaborare con Oxfam ad Haiti, prima come capo progetto, poi come coordinatore nazionale del settore dei sistemi alimentari e di tutti i programmi di sviluppo rurale nel paese. Al momento mi trovo a Washington, dove con altri stiamo lavorando a una piattaforma che si chiama Terra Data, che è una piattaforma di esperti appassionati di cambio climatico e monitoring del territorio. Il corso di laurea in cooperazione e sviluppo dell'Unical è stato essenziale per la buona riuscita del mio percorso. Mi ha fatto meglio comprendere le dinamiche complesse dello sviluppo e della cooperazione internazionale, sempre con un approccio critico, ma strutturante e costruttivo. Ciao, io sono Alessia, sono calabrese e attualmente vivo a Napoli perché ho da poco conseguito il dottorato in Scienze Sociali e Statistiche. Il mio percorso accademico e lavorativo è però iniziato qui all'Università della Calabria e in questo dipartimento, che secondo me è stato fondamentale il percorso socio-economico che ho fatto qui al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, perché mi ha dato la possibilità di guardarmi e guardare al mondo da prospettive diverse. Ciao, sono Karen e sono laureanda al corso di laurea magistrale in Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo. Questo corso mi ha dato la possibilità di approfondire tematiche che spaziano dalle questioni di genere allo sviluppo locale, allo sviluppo rurale, i fenomeni migratori e la cooperazione internazionale. Tematiche attuali che hanno contribuito alla mia formazione personale e soprattutto quella professionale, in riferimento all'esperienza di tirocinio formativo che mi ha dato la possibilità di collaborare con Lega Coop Calabria e di sviluppare il tema delle cooperative di comunità, che tra l'altro è oggetto del mio lavoro di tesi. Ciao a tutti, sono Dorian Docca, mi sono laureato ad Unical, Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo. Questo corso di laurea mi ha fornito le giuste conoscenze per poter lavorare nell'ambito di progettazione internazionale, sia in ambiti locali anche nell'ambito globale, legate ai diversi problemi sociali, economici e politici. Infatti, subito dopo laurearmi mi sono trasferito in Albania, in cui ho iniziato a lavorare e collaborare con diverse ONG, anche con il Ministero dell'Agricoltura e Sviluppo Rurale. Attualmente sto svolgendo un dottorato di ricerca, sempre ad Unical, in cui mi ha ritato di nuovo la possibilità per poter aumentare il mio background, grazie anche a una borsa di studio offerta dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Ciao!